Sono i più esposti al rischio di contagio ogni giorno. Sono i professionisti che, anche in piena emergenza, hanno garantito H24 l'assistenza. Sono i nostri medici che per settimane abbiamo chiamato eroi, dimenticando poi rapidamente i loro consigli e le loro raccomandazioni. Molto spesso è necessario anche, oltre a fare una ventilazione con elevate percentuali di ossigeno, pronare i pazienti A metterli quindi in a pancia in posizione. giù, li lasciamo a pancia in giù per diverse ore perché questo migliora la ventilazione polmonare, l'ossigenazione. A dire mettiamo la mascherina, oggi in rappresentanza della categoria sono 18 medici messinesi. La Sicilia attualmente è tra le prime regioni d'Italia per numero di contagi. Non possiamo più permetterci di sottovalutare la situazione. Fermiamo il virus, usiamo la mascherina. Noi stiamo continuando a fare la nostra parte, tu non dimenticare di fare la tua. La mascherina è il dispositivo che previene la diffusione del virus SARS-CoV-2. Proteggerà noi, i nostri cari e i nostri familiari più fragili. L'infezione da Covid-19, che da marzo ultimo scorso ha causato così tante vittime, non può proprio adesso trovarci impreparati. Proteggiamoci e proteggiamo gli altri. Indossiamo la mascherina. Siamo stati bravi fino adesso a contenere la diffusione del virus, soprattutto nell'ambiente ospedaliero. L'uso delle mascherine ha aiutato e ci aiuterà a limitare la diffusione del virus. Quando sei all'aperto, se non puoi mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone, indossa la mascherina. Combattiamo il virus. Con i comportamenti corretti possiamo vincere questa battaglia. Quindi proteggiamo gli altri e noi stessi utilizzando la mascherina e osservando il distanziamento. La vita è bella, proteggila indossando la mascherina. Indossa sempre la mascherina e mantieni il distanziamento dagli altri utenti. Noi operatori sanitari ce la mettiamo tutta. Quando sei in vacanza, ricordati di mettere la mascherina, perché il virus non va in ferie. Fai come noi in ospedale, metti sempre la mascherina quando sei all'aperto, quando sei in luoghi affollati. In questa maniera salvaguarderai la tua salute e la salute degli altri. Fermiamo il Covid. Usa la mascherina con la testa e con il cuore. Alla fine, come in ogni cosa, basta un semplice gesto, ma fatto da tutti, per arrivare a sconfiggere definitivamente il Covid-19. Mettiamo correttamente la mascherina, coprendo la bocca e il naso. Creiamo una barriera al contagio. Il periodo passato al Covid Hospital è stato terribile. Abbiamo vissuto sentimenti contrastanti, dalla paura di non farcela alle certezze che i nostri pazienti guarivano. Siamo passati da 100 contagi a zero, ma oggi tutto è ricominciato. L'unica arma che abbiamo contro il Covid-19 sono i dispositivi di barriera. Mi chiamo Luciano Taranto, vivo a Messina e sono stato colpito da coronavirus. Dopo 3 mesi sono guarito. Sono stato per 69 giorni in rianimazione presso il Policlinico di Messina, per 2 settimane in coma farmacologico, intubato e dopo in dialisi. Sono stati necessari altri 20 giorni di ricovero per la riabilitazione presso la clinica Coop e tutt'oggi continuo a fare fisioterapia. Non è stata una semplice influenza, ho rischiato seriamente la vita. Ho superato un periodo veramente difficile e ce l'ho fatta, grazie al buon Dio e alle cure incessanti dei medici. Il coronavirus non è ancora debellato. Per cui usa la mascherina. Dobbiamo usare tutti la mascherina. Dobbiamo ora essere ancora più bravi. Fai come me. Proteggerai te stesso, proteggerai gli altri. Siate responsabili e indossate le mascherine. Indossiamo la mascherina per proteggere noi e gli altri. È un atto di civiltà e rispetto per te e per il tuo prossimo. Aiutaci a combattere il Covid anche tu. Usa la mascherina. Ricorda, il rispetto delle regole salva la vita. Usando la mascherina scegliamo la vita e la libertà. Io la mascherina la metto sempre. E voi? Questo mostro invisibile è ancora in agguato. Non mollare mai le necessarie precauzioni. Evita assembramenti, mettiti la mascherina, lavati spesso le mani e tieni le distanze di sicurezza.
Il tuo stato di salute è importante per te e per gli altri. Non sottovalutare questo virus per nessuna ragione. Non è carnevale e il Covid non è uno scherzo. Proteggi te stesso e proteggi gli altri. Usa sempre la mascherina, all'ordine dei medici e al fianco alla campagna di promozione per l'uso della mascherina. Questa è una battaglia che possiamo vincere solo lottando tutti insieme. Indossare la mascherina non è soltanto un obbligo di legge, è principalmente un obbligo morale. E noi dobbiamo farlo per rispetto degli altri, soprattutto delle persone più fragili. Rispetto per tutte le persone che si sono ammalate, per tutte quelle che ammalandosi rischierebbero la vita e per tutte quelle persone che a causa del virus la vita l'hanno già persa.